come dire, fondamentale, perché quando ascolti la musica e hai voglia di ballare, il messaggio arriva diretto, no? Ti scatena qualcosa, ti dà modo di scaricarti, di godertela quella musica. Questo era il brano che dà il nome proprio all'album che stiamo per presentare, del cantautore Luca Bassanese, che dovrebbe essere già collegato con noi, giusto? Sono Vediamo un qui, ti po'. sto Eccolo, sentendo, ti sto sì, sentendo. eccoti. Ciao, Ciao. piacere, ben Piacere trovato mio, e grazie per piacere mio. aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, questo ultimo lavoro è in collaborazione con la Piccola Orchestra Popolare, giusto? Sì, quest'album è Luca Bassanese della Piccola Orchestra Popolare. L'Orchestra Popolare è una piccola orchestra che mi accompagna da anni, nei concerti, nei live. E quindi dopo, soprattutto appena dopo la pandemia, siamo come quest'album è nato nei tanti viaggi, durante i concerti, è nato nelle camere d'albergo, è nato insomma per strada, in pulmino, in autogrill, scrivendo dietro gli scontrini, insomma, un album viaggiante. È un album che nasce, insomma, dopo tanti, appunto, tu dicevi, gli anni della pandemia, che non sono stati propriamente anni fortunati, no, per la musica. Quindi è un album anche figlio di alcune riflessioni, evidentemente. Certo, assolutamente. E nasce anche però per il desiderio di rincontrarsi e quindi in qualche modo è un album collettivo perché comunque respira anche dei tanti abbracci che siamo riusciti poi a ridarci appena finito tutto. Per quanto riguarda questo album, sono tantissimi i brani, sono 18. 18 tracce, sì, 18 tracce. Sì, diciamo non è un album breve, quindi lascia spazio all'ascoltatore. Assolutamente, è un album dove, tra l'altro, appunto, come dicevo, si raccontano. Si toccano, no? Molte corde. Tra queste, proprio quello che abbiamo sentito, che è il brano che dà poi nome a tutto il lavoro. Come nasce questo brano? Ce lo racconti? Quest'album, questo brano nasce per il desiderio appunto di dare un punto, no? Il reset, quindi resettare tutto e ripartire. Un po' siamo quasi rinati, no? In un certo senso. E quindi appunto cercare di farlo, come avete sentito poc'anzi, con un'energia vitale perché è necessaria per affrontare una nuova epoca. Per quello che riguarda altri lavori, sicuramente un brano che insomma fa effetto è Bocca di Rosa, perché è un chiaro omaggio, no? Come mai hai scelto di omaggiare Beh, Fabrizio De André? Fabrizio De André è un autore che ascoltava mia madre mentre era in dolce attesa di me, soprattutto il volume 3 di Fabrizio De André. E in qualche modo poi le frequenze sono entrate, no? E dal momento che poi io scoprii Fabrizio De André, grazie a un insegnante di musica, tornai a casa, ritrovai all'interno dei dischi appunto di famiglia questo album e da lì poi non persi occasione di acquistare tutta la discografia, di andare anche ai concerti, nelle ultime tournée di Fabrizio De André. E quindi Bocca di Rosa è una canzone che eseguo da anni e quindi non poteva mancare all'interno di quest'album. Ce l'andiamo a ascoltare, Bocca di Rosa, così, per Benissimo. rifarci anche noi un po', no? Di questa sfiziosa versione. Beh, sempre meravigliosa canzone, una bella interpretazione, non solamente De André, insomma, tra gli omaggi, c'è anche un bella ciao in questo album. Certo, Bella Ciao, un brano che nei concerti che tengo in Europa, in Italia, spesso la eseguiamo perché è una delle canzoni più importanti per quanto riguarda anche l'impegno civile e i diritti civili. In Italia è una canzone che, come dire, in qualche modo rischia a volte di essere divisiva. Mentre appunto appena Oltralpe, ogni volta che la cantiamo, che sia la Germania, Francia, Austria, Belgio, Olanda, ci ritroviamo un fiume di gente che la canta assieme a noi. Tra Ed è l'altro, sempre una gioia.
recentemente abbiamo intervistato una regista che si è occupata proprio di raccontare Bella Ciao nel mondo ed è incredibile veramente di quante versioni ne esistano e di quanto sia veramente molto radicata anche fuori dal nostro paese. Quindi sicuramente una scelta importante per un cantautore che, insomma, oltre a De André ha avuto modo veramente di nella sua carriera, perché ormai sono tanti anni, Luca, che tu calchi, si dice così, i palchi, soprattutto dei festival europei, ma anche in Italia, insomma, hai avuto collaborazioni importanti, no? Come quella con Finardi, per esempio. Beh, è stato un Confinardi, fu bellissimo condividere un palco al Festival Biblico di Vicenza, dove facemmo appunto questo concerto a due voci, e un grandissimo artista, indubbiamente. C'è qualcuno dei cantautori italiani con i quali ti piacerebbe, insomma, poter avviare, fare una collaborazione? Adesso ci sono tutte queste collaborazioni, no? Di solito a due voci, queste Diciamo canzoni a due. che adesso in questo momento la Va di collaborazione moda. va di moda. Io sono abbastanza solitario da questo punto di vista, devo dire, sebbene stimo comunque molti artisti, ma soprattutto anche artisti che incontro in situazioni di festival che spesso anche in Italia non passano in quel cosiddetto mainstream artistico musicale che può essere televisivo o radiofonico, ma di realtà ce ne sono ed è sempre comunque un piacere quando si incontra una sinergia, una comunione di intenti, poter poi alla fine collaborare insieme. Già in passato, insomma, ti sei proprio sempre schierato, naturalmente, contro la guerra, no? Contro la violenza, e lo hai fatto già nell'album La Rivoluzione, e torni anche con questo reset a dirlo, soprattutto tramite un brano che è un brano particolare, un brano, tra l'altro, poi parliamo anche dei brani che hanno anche delle clip, tra le altre, che purtroppo non possiamo mandare nella pagina Facebook perché sarebbe stato bello farle vedere, però insomma magari poi le citiamo anche per completezza di informazione. Questo brano si chiama Soldati Buoni e Soldati Cattivi. Io lo andrei ad ascoltare e così poi ce lo racconti. Insomma, abbastanza esplicativa, no? E soprattutto, ecco, su un altro dei temi, oltre a quello della pandemia, che ahimè, noi dobbiamo trovarci ad affrontare qui in casa nostra in Europa, soprattutto per te che i teatri e i palchi d'Europa, insomma, sei abituato a frequentarli. Questa guerra russo-ucraina, che ormai è durata più di un anno, in qualche modo ti ha voluto far riflettere, no? Questo è un brano che parte da lì. Questa canzone è nata praticamente subito dopo lo scoppio di questa guerra, che poi è apparsa così sotto gli occhi di tutti noi. Questo conflitto è apparso sotto gli occhi di tutti noi, un conflitto che chiaramente è anche tempi più lunghi di quelli dello stesso scoppio della guerra, nel senso che sono attriti che si sono sviluppati e che poi hanno portato a tutto questo, perché prima ancora di una guerra c'è sempre il pensiero di guerra, no? Che si insinua dentro la nostra società. Questa guerra che io vivo poi molto da vicino, perché mio nipote dall'inizio di tutta questa follia che non vede più suo zio e i nonni, e quindi una parte della mia famiglia è ucraina, e quindi c'è appunto questo anche sentimento difficile da vivere, perché vedi appunto la sofferenza, la tocchi, diciamo, in prima persona. E nel cercare da cantautore di raccontare il mondo che mi circonda, no, ho sentito appunto il bisogno, la necessità di depositare queste parole in musica. Quanto la musica ancora ha questo ruolo? Hai toccato un tasto, insomma, che è abbastanza importante e purtroppo mi viene da aggiungere. Troppo spesso, no? Invece si sottovaluta oppure non viene più, diciamo, considerato così culturale l'apporto che un cantautore, che la musica può dare dal punto di vista proprio
anche politico naturalmente, di una presa di posizione. Lo vedi cambiato l'atteggiamento nei confronti della musica negli ultimi anni, o credi che ci sia ancora modo per poter esprimere delle posizioni, ci siano ancora dei professionisti che usano la musica così come si usava negli anni 70? Ma io credo che comunque l'arte in genere, appunto, abbia il grande potere di poter raccontare l'epoca in cui si vive e restituircela in qualche modo sotto anche altre forme, farci ragionare, farci pensare. Io cerco sempre di fare una canzone che non sia una canzone di protesta, ma che sia una canzone di proposta. Quindi di non dettare dall'alto dei pensieri, ma cercare di confrontarmi proprio con le persone che incontro e che incontro anche attraverso le mie canzoni. E credo che si continui a fare musica, ma arte in genere in tal senso, solo che ciò che spesso appunto viene promosso, promozionato invece è un altro tipo di mondo, che è il mondo dell'intrattenimento, che chiaramente ha un altro scopo, diciamo, no? Ma non Certo. per questo chi sceglie invece di fare musica, arte, pittura, poesia, per uno scopo che non è prettamente quello dell'intrattenimento, non è che non esista, c'è, anche se questo mondo, diciamo, mediatico preferisce talvolta promuovere l'intrattenimento un po' fine a se stesso, no? Che può essere anche importante in certe situazioni, però in altre, dove le persone appunto hanno anche necessità di nutrire il proprio spirito, la propria anima, ma io per primo trovo difficile nutrirmi di questo attraverso appunto i media che solitamente quelli più, diciamo, mainstream, più commerciali. Bisogna andare a cercare, oggigiorno bisogna ricercare per trovare quella linfa vitale che invece si esprimeva negli anni 70. Così. E questo brano, insieme a Reset che abbiamo già sentito e magari a Re di Pagliaccio che adesso ci andiamo ad ascoltare, sono anche dei videoclip. Come mai hai scelto questi tre brani in particolare? Ma l'idea è quella comunque di sviscerare tramite videoclip un po' tutti i brani, ti dico la verità. E noi siamo l'etichetta Ida Music di Stefano Florio, un'etichetta indipendente. E abbiamo sempre dall'inizio cercato appunto di realizzare in forma indipendente anche quelli che sono i videoclip, organizzandoci proprio nel fare questo, coinvolgendo le persone che abbiamo incontrato in questi anni, come ad esempio la Compagnia del Carnevale di Viareggio, o altri artisti, come è successo con altri personaggi come Jacopo Fo, come Antonio Cornacchione, insomma, oppure a collaborare anche con l'associazionismo, con The Shepherd. E ad esempio abbiamo realizzato una canzone per la difesa delle specie marine in estinzione. Insomma, questo cercare di unire il mondo che noi frequentiamo e che incontriamo anche all'interno dei videoclip per in qualche modo anche testimoniarlo. Quindi questi primi tre video sono solo l'inizio e poi altri videoclip usciranno per cercare di raccontare al meglio quest'album anche in una forma visiva e tramite l'immagine. Allora, andiamoci a sentire Re di Pagliaccio, anche questa poi ce la racconti, un nome, insomma, per un brano, come dire, non proprio così sconosciuto, no? Poi ci dici se c'è qualche richiamo a brani di un tempo fa. Beh, insomma, mi pare evidente il riferimento, no? Io voglio ringraziare ancora una volta Madilaga, il tenore Franco Tunisino Madilaga, per aver partecipato all'interno di quest'album con questo timbro e questa voce potente che ha appunto sottolineato il testo di questa canzone. Un testo che per l'appunto parla di dolore, ma parla soprattutto della trasformazione del dolore, no? E quanto è importante riuscire a compiere questa trasformazione. Quando questo avviene è una sorta di miracolo. È vero, questo è sicuramente un punto di vista bello e importante da tramandare, ecco, a proposito di quello che può tramandare la musica. Dunque, a proposito di tournée, siamo ormai proprio all'inizio della stagione estiva, nonostante il tempo ce la metta tutta, soprattutto qua in Italia, per farcelo dimenticare, però così è, siamo a giugno. Quali sono i progetti da qui a settembre per quanto riguarda la tournée? Siamo appena stati nel sud della Germania, siamo stati a Torre Annunziata, poi siamo andati a Santa Casa di Puglia, un po' di viaggi, un po' di chilometri, ci
siamo tornati adesso, e l'11 invece di giugno sarò in questo concerto a sostegno delle popolazioni alluvionate a Bologna, si terrà a Bologna, e una serie, una line up di artisti si esibirà, tra cui ci sarò anch'io, Dolce Nera e altri artisti che saranno presenti il giorno 11 a Bologna, e poi si andrà in Germania il 7 e l'8 luglio a Rudolstadt per questo grande festival, uno dei festival più importanti della folk music in Europa, e questo sarà invece il 7 e l'8 luglio. Poi saremo a Monte San Giusto a Macerata per il Crown and Crown Festival, questo invece sarà a settembre. Sto dicendo alcune date e poi io vi invito a vedere tutto il calendario sia nei miei social, sul sito, il sito lucabastanese.it, oppure anche su Facebook, su Instagram, insomma c'è la possibilità di collegarsi e di vedere quali sono i prossimi appuntamenti e gli aggiornamenti. Come è ripartita la musica dopo un periodo insomma molto complicato, no? Con la chiusura dei concerti, con la chiusura sia nei luoghi chiusi che nei luoghi aperti, insomma come in tante altre attività, senz'altro quello creativo, il settore creativo è quello che ha subito forse più di altri un arresto, ecco, in quei momenti cosa hai pensato e come invece adesso è la situazione? In quei momenti ci siamo resi conto tutti, diciamo, anche della mancanza di leggi adeguate per la musica. E io, frequentando appunto molto l'estero, gli amici francesi hanno avuto molti meno problemi dal momento che esiste una legge sull'intermittente, sui lavoratori intermittenti, cosa che qui in Italia non esiste, e quindi di conseguenza ci siamo ritrovati tutti quelli del settore musica, non solo gli artisti ma anche e soprattutto i tecnici, e ci siamo ritrovati in una situazione veramente drammatica. Non se ne è parlato a sufficienza di questo, perché ha provocato veramente nell'ambito del settore musica delle situazioni anche drammatiche di persone che appunto hanno fatto anche delle scelte estreme, proprio trovandosi all'improvviso in una situazione ingestibile. Pensiamo appunto a determinati service, audio, luci, che si sono ritrovati con debiti da pagare in una situazione paradossale, e ancora questo non si è risolto come problema, perché non stiamo parlando sufficientemente di quello che si dovrebbe fare dal punto di vista legislativo, e spero che appunto anche i miei colleghi possano denunciare questo, e che tutto quello che è successo possa in qualche modo essere servito per formulare delle nuove leggi, delle nuove regole nell'ambito artistico musicale. E per il resto l'entusiasmo, speriamo, aiuti in questo, cioè l'entusiasmo di ritornare, di essere ritornati sui palchi, spero che si traduca anche in un entusiasmo e in un desiderio di fare un cambiamento radicale nell'ambito appunto artistico musicale lavorativo. Questo è importante, ecco, un messaggio sicuramente che speriamo che chi è nei ruoli di decisionali ha raccolto. So che ci sono tante associazioni, musicisti tra l'altro sono tra quelle categorie che più di altri si sono fatti sentire scendendo in piazza naturalmente nei momenti più difficili. È bello rivedere gli stadi pieni. Quando ti è ricapitato, te lo ricordi? Beh, diciamo che l'anno scorso a Baden-Treffen Festival in Germania è stato un fiume, perché c'erano 20.000 spettatori e salire sul palco con questo mare di gente in una piazza tra le principali d'Europa è stato veramente un sogno che sembrava spezzato, ma che in realtà invece poi non si è rivelato tale. Quindi il cuore in quel caso lì si è unito a tutte le persone che erano presenti quel giorno, e si è creata una grande famiglia. A noi piace proprio fare questo durante i concerti, per noi il concerto vuol dire comunità, quindi rompere quella quarta parete tra artista e pubblico e creare invece un momento dove quell'energia che si espande dal palco arrivi al pubblico e diventa praticamente poi un'apoteosi di musica, parola ed energia pura. E allora speriamo veramente che anche quest'estate continui a portare tante belle conferme, no? Per quello che riguarda questo settore, tante belle emozioni, tutte da mettere in musica e da raccontare. Noi ti ringraziamo per essere stato qui oggi pomeriggio a parlare del tuo lavoro, tra l'altro un lavoro imponente, ricordiamo, perché sono veramente molti brani, non li possiamo far ascoltare tutti. Ce n'è un altro che vuoi che facciamo ascoltare adesso in radio nel salutarti? Beh, se avete questo spazio ulteriore non può che farmi piacere,
e quindi potrei dirvi il brano Lascia tutto e vieni qui. Perfetto, allora ci ascoltiamo questo brano, naturalmente poi invitiamo invece tutti quanti a comprare, ad ascoltare Reset, il nuovo album di Luca Bassanese, e che insomma ci ha raccontato anche questa sua collaborazione importante, perché se uno ascolta i brani poi si rende conto, no, anche di quanto nella musica, soprattutto come in tutte le cose, sia importante non essere solisti completi, c'è sempre bisogno di qualcun altro, quindi nel caso di Luca per riuscire al meglio in questa opera piuttosto importante c'è la piccola orchestra popolare. Grazie Luca per essere stato con noi. Grazie a voi, è stata una gioia e un piacere, grazie di cuore. Buon lavoro e buona musica.